Il tifo è forse l'elemento fondamentale dell'esistenza di uno sport. Uno sport che non ha un certo seguito difficilmente riesce ad emergere e sopravvivere. In Italia è il calcio a farlo da padrone, seguito da pallacanestro, pallavolo e motorsport. Il tifo però può causare effetti collaterali anche al più classico bombardo di famiglia, al di là di quale sport si tratti e della categoria in cui viene praticato. Perché persone apparentemente normali si lasciano a volte andare agli istinti più aggressivi? Molti tifosi hanno cominciato a esprimere la loro fede tatuandosi. Il problema sorge quando i tatuaggi sono esagerati, giganteschi o proprio imbarazzanti. Lo sappiamo adesso, 5 foto di malati di sport con tatuaggi davvero assurdi. Numero 5. Il soggetto della foto si chiama Felipe Alvarez, è colombiano ed è diventato famoso in tutto il mondo per il suo originalissimo tatuaggio. Marchiata per sempre sul petto è la divisa della sua squadra di calcio del cuore, l'Atletico Nacional. Numero 4. Luis Alberto Suarez, attaccante del Barcellona, è celebre per i suoi attacchi a morsi. Molti sono quindi i tatuaggi dedicati a questa sua abitudine, tra cui questo, molto simpatico, ma sbagliato grammaticalmente. Numero 3. Questo è un classico del tatuaggio per i tifosi del Manchester, anche se sulla fronte è davvero esagerato. Cosa accadrà infatti quando la società deciderà di cambiare lo stemma? Ah no, l'ha già cambiato? Numero 2. Impossibile non scoppiare a ridere. Questa tifosa voleva avere inciso sulla schiena il volto sorridente di Neymar. Beh, non ci è riuscita. Numero 1. Lionel Messi è osannato in tutto il mondo, ma non si aspettava proprio che qualcuno si fosse addirittura tatuato la sua maglia sulla schiena. Il video vi è piaciuto? Lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e al prossimo video. E mi raccomando, se dovete tatuarvi, fatelo bene.